Prima di iniziare il video voglio fare gli auguri ad una persona che inconsapevolmente mi ha fatto decidere con esattezza il giorno in cui volevo pubblicare questo video. Oggi 16 giugno, caro, è il tuo compleanno, me lo hai appena detto, hai fatto l'errore di dirmelo. E quindi ti faccio questa sorpresa. Tanti auguri a Massimo, il mio secondo babbo acquisito dopo quello di YouTube, che già sapete chi è. Tanti auguri. Ti voglio bene. Penso che non ci sia altro da aggiungere, tu saprai quello che c'è in queste parole. Ciao a tutti Colors, benvenuti con me in questo nuovo vlog. Oggi andiamo insieme al Pride, sì, perché si chiamerebbe Pride ormai da un bel po' e non più Gay Pride, in quanto teoricamente dovrebbe essere il Pride di tutti e non solo dei gay. Difendere i diritti di tutti, anche se questo tante persone non lo sanno, e pensano solo a guardare quei 5 secondi di telegiornale dove magari viene mostrata l'unica persona che si denuda, che a me non dà nessun fastidio. Ho preferito parlare io in questo spezzone perché sinceramente non avevo voglia di parlare in stile vloghesco con tutte le persone che guardavano. Ciao, siamo a Roma, voglio farvi vedere il trucco di oggi, mi piace eccezionale, spero che vi piaccia, anche se non mi va in vita mia, non mi interessa se qualcuno mi cancellerà. E adesso se riusciamo vi facciamo vedere un po' di sfilata. Ecco, a questo punto belli mi avevo inserito una foto da divetta stanca con il trucco super sfatto che non trovo più. Fortunatamente avevo salvato le foto del Pride, appunto, che volevo condividere con voi. Rientrare a casa è stato come ricevere uno schiaffo in piena faccia, partendo dal fatto che mi sembrava che fosse tutto finito, forse per via dell'idea che dall'anno prossimo avrò problemi a tornare, ma poi anche per una serie di altri motivi che non mi fa di dire su YouTube. Volevo approfittare di questo spazio per poter cercare con mezzi alquanto discutibili una persona che si è distinta dalle altre, vabbè, a parte per l'aspetto,
tenterò di descrivere. Si tratta di una persona corpulenta, con occhiali scuri e con vestiti di colore chiaro. Altro non mi ricordo. Oltre che per l'aspetto, anche per il fatto, oltre a farmi la classica foto di rito, di darmi un bacio. Siccome ecco la giornata poi è finita malissimo, mi piace ricordare lui come una persona che mi ha migliorato la giornata. Per questo invito tutti a condividere questo video nella remota speranza di trovarlo e di poterlo ringraziare personalmente per essere, tra virgolette, il responsabile di avermi migliorato la giornata. Se siete capitati qui perché state cercando magari qualche video del Pride, condividete anche voi. Io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Mi scuso per questa nota stonata a fine vlog e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.